aiutate i docenti, i senatori, il rettore, tutti quelli che svolgeranno un ruolo, aiutate tutti questi soggetti a fare meglio il loro lavoro. Io penso che una presa di coscienza da parte vostra che, data la legge, dobbiamo ottimizzare meglio i punti di forza e ridurre i punti di debolezza, potrà consegnare al nostro Ateneo veramente uno statuto, come dire, di ampio respiro, non pensato solo per pochi gruppi di potere, ma pensato per l'intera comunità, da un lato accademica e per la parte che riguarda l'attività didattica, per la comunità degli studenti. Io partecipai, quando avevo meno anni di quelli attuali, ad un altro momento storico nella vita degli Atenei all'inizio degli anni 90. Era rettore in quel periodo il professore Rizzarelli e il Ministero approvò una legge di riordino dell'università costruita molto sul concetto di autonomia. Ho un ricordo vivissimo di quel periodo perché ci fu un dibattito ampio, diffuso. All'interno dell'Ateneo si formarono delle sottocommissioni, ognuna di queste studiava in modo approfondito i diversi aspetti di attuazione della riforma. Quell'assetto approvato, mi pare, intorno al 94-95, ha guidato la vita del nostro Ateneo in modo più che egregio, cioè punti di debolezza da un punto di vista progettuale, io in quel sistema lì non ne notai. Non so se potrò dire a conclusione di questo processo se i nuovi assetti e il nuovo statuto avrà una solidità così forte come quella che ci fu consegnata dall'amministrazione di Rizzarelli. Chiudo con una battuta. Come voi sapete, in facoltà c'è un dottorato in economia aziendale da più di 20 anni, è un punto di riferimento non soltanto per i giovani della città ma anche per giovani provenienti da altri Atenei. Io dicevo recentemente ad alcuni colleghi che se chiedendo ad un dottorando nostro di progettare un sistema, per esempio un business plan o un progetto relativo all'impresa, questi giovani avessero commesso errori così gravi come quello contenuto nella legge approvato dalla Gelmini, noi li avremmo bocciati. Purtroppo non possiamo bocciare né il ministro Gelmini né uno dei cofirmatari della legge, che è Valditara, un docente, mi pare, di diritto canonico, che ha confezionato la parte più innovativa, cioè l'attribuzione di competenze di tipo didattico ai dipartimenti, secondo me in modo molto, ma molto lacunoso. Se voi continuerete questi incontri e non vi scoccerete di sentirmi parlare per una decina di minuti, avrò modo di comunicarvi perché c'è un errore grave di progettazione e che quell'errore di progettazione in qualche modo deve essere superato, altrimenti il sistema si blocca. Il modo di superare quell'errore di progettazione può essere fonte o di pasticci o di percorsi virtuosi, ma questi li scopriremo strada facendo. Ragazzi, vi auguro veramente buon lavoro, consideratemi a vostra disposizione, fermo restando che il processo di comunicazione assume ancora più forza a misura che voi vi appropriate di ogni aspetto della nuova legge, perché solo così sarete liberi di formulare una vostra idea, una vostra opinione, piuttosto che indottrinati come, non è nelle mie intenzioni, e come potrei per esempio immaginare di fare io nei vostri confronti. Allora, se voi investite in conoscenza, il dibattito sarà veramente libero e ciascuno maturerà
i propri convincimenti utilizzando, come dire, la propria sensibilità, il proprio sistema di valori, la propria visione, insomma, e quant'altro. Grazie, buon lavoro.